Ciao, oggi a Villa Sant'Uberto, in compagnia di Adney, parliamo dell'Alaska Malamut. L'Alaska Malamut è uno dei più antichi cani da slitta dell'Artico. Originario dell'Alaska, deve probabilmente il suo nome ad una popolazione eschimese, i Malamut. Temprato dal clima rigido presente nell'ambiente in cui viveva, veniva usato come cane da traino per le slitte da neve, usanza ancora oggi attuale. Quando giunsero i pionieri in Alaska, si rischiò l'estinzione della razza a causa di incroci con altri cani, ma intorno al 1926 intervennero dei cinofili statunitensi che ne salvaguardarono la purezza. È un cane possente e robusto, dall'ossatura pesante, con arti solidi, buoni piedi, torace profondo e potenti spalle. Insomma, è un cane strutturato per forza e resistenza. La profondità del torace è circa la metà dell'altezza algarrese e la lunghezza del corpo è maggiore dell'altezza. L'Alaska Malamut ha un pelo fitto e ruvido, un sottopelo denso, oleoso e lanoso. I colori sono grigio chiaro, sfumato fino al nero, sabbia, sfumato fino al rosso. L'unico monocolore accettabile è il bianco. Il bianco è anche il colore predominante nella parte inferiore del corpo, parte degli arti, piedi e parti della maschera del muso. Affettuoso, amichevole, devoto e leale. È sempre pronto al gioco. Instaura ottimi rapporti con i bambini. Dotato di grande intelligenza, è molto socievole e difficilmente diffidente. Ama pensare e meditare, mantenendo sempre il suo tipico atteggiamento fiero, dovuto alla caratteristica che lo contraddistingue, la dignità. Io e Adney abbiamo finito. Ciao, ci vediamo alla prossima, seguiteci sulla nostra pagina YouTube.